L'Empoli e i portieri, ancora un cambio, Kocic dovrà operarsi al menisco, spazio a Roccati, con lui in campo gli azzurri hanno battuto la Lazio e pareggiato a Udine. Per difendere la porta dell'Atalanta, Mondonico preferisce Pinato a Fontana. Il primo brivido alla quinto è per Bianconi, colpito involontariamente al volto da Caccia, taglio all'arcata sopraccigliare destra, ma dopo un paio di minuti il centrale toscano riprende il suo posto. Atalanta contratta e fallosa, intervento da dietro di Mirkovic su Esposito, si incarica della punizione Cappellini, distanza notevole, Pinato si fa sorprendere dal rimbalzo del pallone ma sulla ribattuta Pane manda fuori. È l'Empoli a fare la partita, cross di Ametrano, Bianconi non aggancia. Alla mezz'ora la prima volta dell'Atalanta dalle parti di Roccati. Duello Baldini caccia, la palla arriva a Zanini che cerca senza fortuna il palo più lontano. 35esimo, siamo al gol dell'Empoli, ancora una punizione, fallo di Rustico su Cappellini, è uno specialista sui calci da fermo e la sua realizzazione è davvero splendida, terza rete per lui in campionato. L'esultanza di Cappellini per Pinato, impossibile raggiungere, come rivediamo, quel pallone piazzato nell'angolino alto. E l'Empoli subito dopo potrebbe chiudere i giochi, incertezza a centrocampo, ne approfitta Esposito, bella l'apertura per Cappellini. Bravo Pinato a chiudergli lo specchio della porta al 43esimo. Il primo intervento di Roccati per respingere la punizione di Sgro. Immagini preparate da Carla Provvedi Ridolfi. Poche emozioni nella ripresa, al 13esimo doppio cambio nell'Atalanta, dentro Lucarelli e Angelo Carbone al posto di Dundierski e Foglio. Poche emozioni, abbiamo detto, cresce in compenso il nervosismo, alcuni episodi lo confermano, Martuscello su Carrera, poi una gomitata di Caccia a Fusco, l'attaccante nerazzurro se la cava con un cartellino giallo, e poi ancora Fusco messo giù stavolta da Lucarelli. L'Empoli si limita a controllare, l'unica azione degna di nota del secondo tempo è dell'Atalanta. Lucarelli fa tutto da solo il suo diagonale, palla sul palo. Si dispera Lucarelli e con lui Mondonico, ma la sua squadra ha fatto davvero poco per riagguantare il pareggio. Nel finale punizione di Gallo al volo, Sgro, un tiro ambizioso e completamente sbagliato.